Benvenuto, grazie a voi, qua vicino a noi stasera, Jerry Italia TV. E a tutti gli amici dell'associazione Jack Russell Italia. Benvenuto a te, ti ringraziamo per averci raggiunto qua al nostro raduno nazionale, al raduno di Torri del Benaco, dove per noi è il raduno di casa, perché l'associazione nasce a Torri del Benaco e quindi ci tiene a fare ogni anno un raduno qua a Torri. Diego Marchetti è un istruttore cinofilo della Federazione Italiana Sport Cinofili, per l'appunto. Raccontaci in cosa consiste il Dix Dog e come si è approcciato. Ok, prego. Ok, Dix Dog è un'attività al giorno d'oggi riconosciuta a tutti gli effetti come le maggiori, come l'agility, che vedremo tra poco. È un'attività, dicevo, sportiva, ma con una forte caratteristica ludica, nel senso che il gioco è ancora la componente fondamentale. Ci sono gare in tutto il mondo, non solo in Italia, con i campionati italiani, in Europa i campionati europei e i campionati mondiali. Viene praticata ovunque e da tutti i tipi di cani, non c'è discriminazione, può venire praticata. Ovviamente oggi saremo avvantaggiati perché con i Jack è veramente uno spasso, è un divertimento. Questi cani sono incredibili, però ci sono molti meticci, cani di razza, i border, malin, ma anche molti meticci. Tra l'altro, negli ultimi 10 anni molti dei vincitori dei campionati del mondo sono proprio cani recuperati, magari, quindi è una buona attività, chiamiamola così. Nasce nel 74 negli Stati Uniti, nasce proprio per gioco. C'era questo ragazzo, Alex Stein, allora era uno studente universitario, aveva un Whippet. Erano gli anni dei dischi, dei frisbee. Lui li lanciava con gli amici. Un giorno, proprio facendo un lancio ai suoi compagni, il cane è partito, ha preso un disco al volo e da lì ha detto: ma perché allora da oggi non posso provarci con il mio cane? E da lì è nato tutto. Bellissima, diciamo. Idea comunque. Il tuo centro dove si trova? Allora, noi, il nostro centro è a Brescia, precisamente a Rodengo Saiano, dove c'è l'abbazia proprio di Rodengo Saiano. Le attività che pratichiamo, ovviamente il Dix Dog, ma anche la Rally Obedience, che poi vedremo attraverso Chiara, che già conosci. Sì, esattamente. E poi tutto quello che parte educazione di base, eccetera, insomma, cinofili. Ok, tu qua sei venuto accompagnato dai tuoi colleghi, i tuoi amici? Sì, non c'è tutta la squadra, diciamo, perché poi in questi fine settimane siamo un po' impegnati tra gare, stage, esibizioni. È una parte della squadra, vi faremo vedere. Noi come squadra, appunto, facciamo sia dischi, quasi tutti, ma anche rally, quindi siamo, diciamo, sulle due discipline. Vi faremo vedere cosa si può fare con i dischi, con i frisbee, con i vostri cani, e cosa potete fare con la rally. A proposito di gare, però, raccontaci le tue esperienze agli europei, nazionali, perché comunque, ripetiamo, Diego Marchetti non è uno nato ieri, ok? È un tecnico della Federazione degli Sport Cinofili, riconosciuto. Viene anche comunque da dei bei premi, piazzamenti, quindi raccontaci un po' le tue esperienze. Sì, non sono nato ieri, sono nato nel 75, sì. Quindi tengo a precisarlo. Allora, io ho vinto i miei primi campionati europei novice nel 2010 in Belgio, quasi per scherzo, perché ero andato proprio per... In Italia all'epoca le gare erano proprio una o due gare all'anno, volendo provare qualcosa di grosso a livello proprio europeo, ho detto: certo, mi butto nella categoria novice. Abbiamo due categorie, i novice e gli expert. Ero andato lì proprio per fare una vacanza con la mia compagna Chiara, e siamo tornati vincendo proprio il primo posto sul freestyle. Una bella vacanza, la verità. È una bella vacanza, ma diciamo che le vacanze, anche quella in Ungheria, adesso lì abbiamo sotto l'albero Tito, anche lui, sì, prima esperienza agli europei, li ha portati a casa anche lui il primo posto, quindi voglio dire, diciamo, siete una bella squadretta, allora, dai. Sì, ecco, sì, le nostre soddisfazioni ce le prendiamo, ma al di là, quello che voglio che passi poi alle persone che sono qua oggi, è che al di là del risultato vero e proprio, primo, secondo, terzo posto, noi pratichiamo il Dix Dog. Me lo chiedevi prima, perché è iniziato? Perché piace al mio cane, e okay, quindi lo faccio per quello. Anche noi, quando andiamo in campo, giochiamo per il nostro cane, non per i giudici. Okay. Quindi l'importante è sempre entrare in campo, che siamo al parchetto sotto casa nostra o ai campionati del mondo, con la stessa idea, con la stessa voglia di divertirsi. La bella del disc è che, appunto, non è come l'agility, che c'è per forza bisogno comunque di un campo attrezzato, ostacoli, quelle cose lì.
per i dischi basta avere un cane, un proprietario e un disco. Sì, un disco o più dischi, nel senso consiglio sempre di averne magari tre o quattro, che si, a una certa età si fa meno fatica poi a raccogliere, eccetera. Però, insomma, però si può fare veramente ovunque. Diciamo, uno fa un po', può fare un primo approccio oggi, provare, ma poi provare a prendere un frisbee o un disc e poi provare a casa. Oggi noi siamo a disposizione di tutti quelli che vogliono provare. Ho già visto tra l'altro alcuni amici che sono qua oggi con i loro Jack Russell, che però hanno già fatto gare di dischi, perché comunque è un cane che è presente spesso sui campi di gara, quindi poi li vedremo sui campi. Diciamo che oggi avrete da fare, perché comunque è un preventivato, quasi 700 partecipanti, quindi diciamo che ci sarà da fare oggi. Siamo qua per voi. Allora, ringraziamo nuovamente il nostro amico Diego Marchetti, grazie per averci raggiunto oggi, grazie davvero di cuore e buona giornata a tutti.